La nostra azienda si sviluppa su circa 40 ettari, siamo situati in tre comuni, Frosinone, Veroli e Ferendino, e ci occupiamo appunto della coltivazione e trasformazione diretta di cereali, legumi che vengono appunto coltivati a chilometro zero nella nostra azienda. All'interno del nostro punto vendita è possibile appunto visionare il nostro mulino a pietra in cui vengono trasformati tutti i cereali e legumi che coltiviamo. Seguendo appunto una trafila diciamo ben stabilita. Dall'immagazzinamento del prodotto viene effettuata una pulizia del cereale fino ad una macinazione a pietra naturale che va a separare tutte le parti impure del cereale fino ad avere una semola, una farina oppure un prodotto finito, più possibile diciamo depurato da ogni parte impura che arriva diciamo durante le fasi della lavorazione. Abbiamo un laboratorio in cui appunto effettuiamo anche un impacchettamento da chilo a salire e all'interno del nostro punto vendita è possibile anche trovare quelli che sono i nostri prodotti. All'interno diciamo di un piccolo angolo abbiamo anche allestito un'enoteca con tutti i vini del territorio, dal Cabernet d'Adina alla Cesenese del Piglio, con cui possiamo fare diciamo, un connubio tra quelli che sono i nostri prodotti appunto, e altre realtà del territorio. Noi diciamo, abbiamo come tipologia di farine grani antichi, abbiamo un grano tenero normale di integrale, multicereali, mais da polenta, ceci, borlotti come legumi e tutta una serie diciamo, di pasta secca in circa 15 formati, realizzata appunto con sia grani antichi che con grani un pochettino più moderni, quindi da una colorazione più gialla. L'azienda diciamo, ha oltre 100 anni di storia, originariamente era più che altro si dedicava a quella che era la coltivazione del cereale senza trasformazione, cosa che invece abbiamo introdotto da circa 5-6 anni all'interno del punto vendita, in cui appunto andiamo poi a trasformare direttamente noi quello che sono le materie prime. Un punto di forza diciamo, che ci contraddistingue è la possibilità di poter vedere durante le fasi dell'anno tutta quella che è la trasformazione diciamo, e la crescita dei prodotti che vanno dalla coltivazione, nelle fasi diciamo, più fredde come queste, fino a giugno o settembre in cui appunto abbiamo la trebbiatura, quindi i nostri consumatori possono diciamo, vedere man mano che passano appunto le stagioni come i prodotti crescono fino a che poi non riescono poi a portarli nelle proprie case, nel momento in cui vengono appunto lavorati da noi in azienda.